abbiamo un opinionista principe di Quarta Rete, Viorel Vigna, col dente avvelenato, probabilmente in collegamento. Buonasera, pronto. Ciao Alex, buonasera a tutti. Buonasera, ciao. Viorel, ciao. Senti, come ti trovi, come stai dopo questi 5 punti persi, dopo questa incertezza di mercato, dopo queste avversarie che stanno mordendo la classifica, dopo questi fatti incresciosi dei nostri tifosi che sono andati a Parma in un bar e ne hanno fatte di tutti i colori in senso negativo, purtroppo? Beh, intanto volevo esordire dicendo che mi stai molto antipatico, però al di là di tutto non voglio incentrare le mie riflessioni rispetto né ai fatti di Marchisio con il Napoli e neanche su quei beceri che vanno a spaccare le cose in giro per l'Italia. Quindi stigmatizzo assolutamente. Juventus con problema di mentalità, non è un problema fisico ma di mentalità. Evidentemente i punti di vantaggio nei confronti delle seconde hanno fatto in modo che ci fosse un po' di dieta mentale, no? E di conseguenza abbiamo patito questo, l'abbiamo partito con la Sampdoria, l'abbiamo partito col Parma. C'è però assolutamente da dire che è un problema forse anche di nervosismo. Lo stesso Conte non è che ha messo bene la squadra con la Sampdoria, ho giudicato pessima la scelta di far partire Peluso sin dall'inizio, e anche a Parma diciamo che richiamando forse troppo i giocatori come con Vidal, con Lichtsteiner, lo stesso velo che ha chiesto a Vucinic ci ha portato ad un pareggio molto, molto brutto. Certo che, non voglio fare l'interista, se l'arbitro a Torino avesse avuto il coraggio di espellere Palombo, e quindi la Juventus sarebbe andata probabilmente in vantaggio, oggi avremmo parlato di una vittoria con la Doria e di un pareggio preso a Parma in un campo dove non ha vinto nessuno. Quindi è questione di testa, di mentalità, però serve qualcuno in attacco. Io sono per la sponda immobile, non sono per la sponda né Llorente né Lisandro Lopez, domani mattina ne uscirà un altro, portiamo a casa Ciro Immobile. E il tuo amico Giovinco come sta secondo te? Giovinco è passato dalla dicitura, per quanto mi riguarda molto scherzosa, di Gioperdo dell'inizio a un Giopareggio, perché finalmente ha fatto un gol importante contro il Milan in Coppa Italia, una punizione bellissima, magistrale. Si sta ritagliando il suo spazio, dovrebbe giocare un po' più largo, seguendo molto bene le partite a 360 gradi, tende a giocare sempre vicino al proprio compagno di squadra, però è una buona nota positiva. Lo ammetto. Il calcio di punizione contro il Milan, se non fosse arrivato subito a caldo, insomma, avrebbe potuto complicare, no? Quindi un bel tocco quello del piccolo grande giocatore juventino. Noi siamo in conclusione di primo blocco.